Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, ben svegliati. Buongiorno al nostro primo ospite. Questa mattina parliamo di architettura e sembra doveroso, visto che è in corso a Venezia la Biennale, Mostra Internazionale di Architettura, la rassegna più importante a livello mondiale dell'architettura, edizione 2016, reporting from the front, quindi una rassegna che vuole occuparsi dell'indagine delle periferie, una rassegna che non è dedicata ai progetti delle archistar, degli architetti famosi, ma che è dedicata proprio al ridisegnare, ripensare gli spazi in cui noi tutti viviamo. Ma architettura è anche un comparto, un settore, anche cultura, è anche occasione per organizzare eventi e uno di questi eventi è proprio l'Architects Party. E per parlare di questo evento, di che cosa si tratta, che poi alla fine diventa anche un'occasione, a mio avviso, questo poi lo chiederò al nostro ospite, per alcuni architetti di mettersi in luce, abbiamo Gianluca Lupi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, salve. Lei mi ha detto subito, quando mi ha visto, non sono un architetto. Assolutamente, non sono un architetto. Però è un organizzatore di eventi legati all'architettura. Esclusivamente. Noi facciamo iniziative di architettura, questo sia in Italia che all'estero. E appunto siamo qua a Venezia perché in concomitanza della Biennale, appunto, abbiamo per il secondo anno, perché in realtà questa iniziativa Architects Party già nel 2012 ha fatto tappa a Venezia, e appunto quest'anno nel tour delle varie città, perché è un tour anche europeo, c'è anche la tappa di Venezia. Architects Party, come diceva. La sua è un'agenzia di Firenze che si occupa di eventi legati all'architettura. Esclusivamente di architettura. La mia curiosità, poi parleremo dell'architettura in senso più ampio e di questa iniziativa che state che avete portato insomma a Venezia, ma perché uno si inventa di organizzare degli eventi legati all'architettura? Cioè, qual è il suo lavoro? Okay. E perché proprio l'architettura? Ok, il lavoro è organizziamo iniziative di architettura con un perché, delle finalità precise, eccetera. Perché l'architettura, cioè il lavoro, è lavoro e ce lo scegliamo, no? Quando è possibile. Quindi partiamo da una passione, organizzativa di eventi, passione verso il design, verso l'architettura. Ecco perché questa specializzazione di Two Want nei confronti dell'architettura. Quali eventi stimola l'architettura? Ma l'architettura è stimola di tutto, nel senso che noi ci distinguiamo per iniziative dal carattere molto informale, non convenzionale. E ritengo che l'architettura sia molto sia fonte ispiratrice, diciamo, da questo punto di vista. A noi piace stare con gli architetti, dialogare con loro, conoscerli in maniera diversa, no? E abbiamo tanti format, e anche l'Architects Party, questi aperitivi negli studi di architettura, ok, sono degli aperitivi negli studi di architettura, ma hanno una finalità. Cioè, la finalità qual è? Quella di conoscere l'architetto, conoscere un po' il backstage, l'architettura dietro le quinte, no? Ok, noi, questo tour che poi è nato nel 2008 a Firenze, dove proviene Two Want, e poi è diventato un tour europeo. E non europeo. Solo Two Want proviene da Firenze, proviene anche qualcun altro da Assolutamente. Firenze. Cioè, una dominazione. Siamo una città abbastanza, noi provincia di Firenze. Il premier fiorentino è stato all'inaugurazione anche della Biennale d'Architettura. Sì. Non so se questo è un plus o un Vabbè, o minus, è una qualcosa che ci accomuna, insomma, sotto questo dettaglio. E niente, dicevo questo, appunto, questo Architects Party che è nato nel 2008, e qual è la finalità? Quella di raccontare, conoscere l'architettura dietro le quinte, non tanto, o quantomeno non solo attraverso i progetti, i lavori degli architetti, ma proprio conoscere l'architetto, lo staff di progettazione, andare a curiosare dove nascono le idee, dove l'architettura contemporanea, i protagonisti dell'architettura contemporanea si ritrovano e fanno i loro meeting, le loro riunioni, nascono i pensieri, i progetti, e in che modo lo facciamo? Nella maniera più semplice possibile, attraverso dei party, degli aperitivi. Questo abbiamo iniziato quest'anno a Torino, poi abbiamo fatto tappa a Milano a maggio, adesso siamo a Venezia, poi andremo a Firenze, poi andremo a Roma, e poi inizieremo il tour europeo che farà tappa a Londra, Rotterdam, Amsterdam. Ma questo interesse per l'architettura, organizzare eventi legati all'architettura e comunque organizzare eventi in location particolari, perché non convenzionale, non convenzionale dallo studio di un architetto, ma anche dal, credo, lo spazio progettato da un architetto, ecco, è un'attrattiva della location, quindi portare gente, chiamiamola comune, o come funziona l'Architects Party? È legato comunque a persone del settore e quindi si trovano direttamente nel
nel laboratorio, nello studio di progettazione oppure nell'opera progettata dell'architetto per confrontarsi su progetti, idee sempre legate all'architettura? Allora, in questo caso andiamo a casa dell'architetto, quindi nello studio di architettura. I party si svolgono a casa dell'architetto, a casa intendo nello studio. Okay? Chi sono gli invitati? Gli invitati che sono? Allora, sostanzialmente sono invitati da parte dello studio, quindi amici, clienti, eccetera. Poi comunque noi facciamo la nostra comunicazione su tutte le varie settimane delle tappe e quindi l'obiettivo nostro, come dicevo, è quello di aprire l'architettura. L'obiettivo sarebbe quello di coinvolgere la città dove fanno tappa questi architects party a visitare, guardate qui nascono i progetti dell'architettura contemporanea. Va detto che ovviamente l'architettura è comunque un contesto di nicchia, quindi magari interessa comunque a un pubblico e comunque ruota un po' attorno. Però tutti abitiamo in una casa, frequentiamo degli spazi. Questo è il bello, no? Quindi perché anche il significato di questa Biennale 2016 voleva proprio essere questo elemento, no? Quindicesima edizione, dire non è che uno deve stare all'interno di uno spazio chiuso che progetta e vive come gradisce, ma vive comunque in un contesto urbano che è fatto anche di tanti edifici, di spazi verdi. E quindi siamo tutti artefici. Ma io dico l'architettura è ovunque, no? Cioè, quantomeno dovrebbe essere ovunque, nel bene e nel male ovunque. Il design, ogni oggetto in cui che noi occupiamo in qualsiasi contesto, una piazza, una via dove dormiamo, c'è architettura, c'è design. Dovremmo esserne consapevoli, quindi ecco perché Architects Party vuole avvicinare l'architettura alla gente, così come fa anche il design, un po' meno la moda, ma nel design già accade. Questo vogliamo un po' traslarlo nell'architettura. Quindi venite a scoprire dove ci sono, cioè queste iniziative, chi è che fa, chi è che ha progettato la piazza o pensa magari a quell'edificio piuttosto che l'altro, dialoghiamo con l'architettura, questo è lo spirito. Ma questi appuntamenti sono aperti al pubblico, cioè uno suona il campanello dello studio? No, nel senso noi viene comunicato che è su invito, ma perché comunque sono luoghi di lavoro, certo, dove è possibile chiediamo una mail e poi da lì mandiamo limitata. Sì. Ma gli architetti li scegliete voi o sono gli architetti che scelgono di essere protagonisti di questo percorso? Perché indubbiamente, lei l'ha detto anche in maniera molto chiara, c'è una funzione di marketing, quindi certo, o l'architetto che vuole ampliare la sua clientela o che in qualche modo vuole farsi conoscere anche all'estero, perché certo, poi sappiamo bene che anche gli studi di architettura ci sono sempre più progetti corali che coinvolgono tanti studi di progettazione da una parte all'altra, certo, del mondo, i cosiddetti corrispondenti. Ecco, sono loro che vi cercano, siete voi che li cercate e proponete un servizio, un pacchetto chiave in mano, sì, che poi entra in un circuito che diventa qualificante, diventa evento tra certo, virgolette, certo, insomma, sì, ma guarda, sì, noi sì, si autocertifica, no, nel corso della riproposta. Giusto, allora noi Architects Party ormai all'ottavo anno di età, quindi comincia a essere un pochino conosciuto in ambito architettura, quindi riceviamo anche fortunatamente varie proposte di partecipazione dai vari studi, questo da tutta Italia. Però siamo noi che sostanzialmente andiamo a ricercare. Noi facciamo con i nostri eventi a ricerca di architettura. Noi se andiamo, sì, se arriviamo a Venezia come siamo adesso, se andremo a Firenze o altro, cerchiamo di raccontare l'architettura contemporanea, quindi cerchiamo di c'è una ricerca a monte, quindi rappresentare i 10 studi che comunque rappresentano un po' l'architettura contemporanea in quel contesto lì. Quindi di solito prendiamo l'architetto magari anche giovane, emergente, però si distingue, la realtà già importante, già nota. Diamo un po' una traccia di uno spaccato di architettura nella città, quindi siamo noi che andiamo a proporre l'iniziativa e proponiamo un pacchetto completo. Come, cioè, lo staff della sua agenzia, no? Come certo, vengono identificati questi architetti? Dice, io non sono architetto, però bisogna capirne di certo, architettura, poi non credo che si estraggano a sorte o sulla certo, base magari del sentito dire questo è più bravo che di quest'altro. Ma diciamo che noi facciamo, oltre a fare eventi, ovviamente facciamo ricerca di architettura. Quindi noi abbiamo una persona all'interno del nostro staff predisposta a fare quotidianamente ricerche di architettura. Come? È un architetto? Questa persona non è architetto, ma è stata istruita per si sa muovere. Ma ci sono, diciamo, architetti nella vostra agenzia? Ci sono assolutamente, no, assolutamente ci sono. Sono loro. Io sono la parte creativa, organizziamo, esatto, ma poi sono gli architetti. Ma è importante, cioè, no, anzi, quanto è adesso, scusi perché mi vengono un sacco di domande, quanto l'avere la capacità, no, di capire l'evento se funziona o meno anche nella finalità comunicativa della categoria, quanto è importante non essere architetti per avere anche quel distacco che ti permette di capire dei meccanismi che sono poi certo, i meccanismi di mercato, no? Ma sai, l'architettura del mercato. Certo, da parte nostra ci sono due
due pubblici, diciamo, che vanno a capire se l'evento funziona o meno. Uno è okay, Two One, te, il nostro staff, e lo vediamo più da un punto di vista organizzativo. Ripeto, se vi vogliono staff ci o sono, non vi vogliono, sì, ci sono anche degli architetti, delle battute e sulla questo vostra è anche vero. Dicitura, no? E poi diciamo noi alle spalle nostre sono anche delle importanti aziende del design che investono, chi è che finanzia il tutto, e alle spalle ci sono delle importanti aziende italiane e internazionali che per loro è un'occasione diversa e per conoscere gli studi di architettura, per stare assieme a loro. È chiaro, un po' il nostro mercato, quindi un po' il nostro riferimento sono anche loro. Noi dobbiamo essere bravi a, se andiamo a Londra, coinvolgere studi di Londra a che lavorano, che sono coerenti con queste aziende, ecco perché accettiamo proposte, ma poi siamo noi che andiamo a capire questo studio sì, questo studio no, insomma. Come avete selezionato gli studi, 10 mi pare, no? 10 studi di architettura del Veneto, che poi sì. Come li avete selezionati? Veneto, che poi è concentrata su Venezia, anche se è una tappa abbastanza articolata perché abbiamo perché coinvolto... ci sono più architetti a Venezia che nel resto delle province, adesso magari sì, tutto diciamo il resto se... del Veneto si solleva, o perché, mi passi il termine, dal punto di vista del marketing, lo studio di Venezia ha più appeal nel mondo? No, allora, e magari Venezia... queste aziende, perché voi in qualche certo. modo rappresentate. Allora, studio di Venezia è senz'altro molto appeal, specialmente al di fuori dell'Italia. Su Venezia, vabbè, lo sappiamo tutti l'importanza. È un brand. Ok, bravo, è un brand, giusto. Però ecco, come dicevo, una tappa dove noi 10 studi, mi sembra siano 4 di Venezia, il resto sì. sono Marghera, andiamo a San Donato di Piave, andiamo a Milano, quindi è molto articolato. Uh-huh. Venezia il secondo anno, perché già nel 2012 abbiamo fatto la stessa iniziativa e abbiamo coinvolto altri 10 studi. A Venezia, parlo di Venezia centro storico, ci sono un buon numero di studi, però non così tanti, insomma, uh-huh. magari ne troviamo più Mestre, magari fuori, province, eccetera. Ovviamente se la tappa doveva essere chiamata Venezia, perché in concomitanza della Biennale, certo. eccetera, di conseguenza facciamo tappa a Venezia, ma usciamo anche perché, ripeto, abbiamo coinvolto Milano piuttosto che San Donato di Piave, altre Marghera, eccetera. Sulla base dell'esperienza dell'edizione passata, quella sì. del 2012, che cosa è nato da questi eventi? Lei diceva, rappresento delle aziende, credo sì. anche essere non solo italiane del design, anche se probabilmente... Anche la maggior parte italiane, chiaro, perché design siamo in Italia, siamo, ci mancherebbe, però cioè, anche... è uno dei sì. nostri fiori all'occhiello. Assolutamente. Ecco, quali sono stati i risultati? Tanto per allora, capire... Un risultato importante da un punto di vista proprio commerciale, sì, sì, sì. Che poi, attenzione, prima di dire questo, le iniziative che facciamo noi non sono perché le sparti non sono contesti commerciali, certo, sono certo. semplicemente occasioni di incontro, stare assieme e scopriamo chi fa architettura, come dicevo. Dico questo, molte delle aziende, ma io credo un 80% delle aziende che erano partner dell'iniziativa del 2012 uh-huh. sono ancora parte dell'iniziativa del 2016, sì. quindi questo è una testimonianza, l'iniziativa funziona. Che c'è un modo risultati. Attraverso gli eventi di avere un bacino di idee, di professionalità questo. E di... sviluppo di progetti che risponde all'esigenza di certo, una dell'azienda in questo sì. caso. Ma poi si è creato, e questa è la cosa piacevole, ma non solo a Venezia, ma in molte delle altre città, la relazione cioè, è stata mantenuta. Molti degli studi che hanno partecipato alla precedente edizione o vengono come ospiti a questa edizione, oppure comunque siamo in contatto con noi. Cioè, attraverso un parte, attraverso lo stare assieme, poi di là che si è comunque sviluppata l'iniziativa, è diventata europea. Questo anche offre l'opportunità di rendere anche il mercato più libero e più concorrenziale, perché se ci sono c'è un modo per incrociare no? L'esistente con le aziende, certo. significa che magari nell'agenda non ci sono più quei 5 studi blasonati, si parlava si di architetti. Allargare, star, no? sì. Questo è un tema assolutamente, che... ma perché cioè, oggi diciamo questo, che l'architetto oggi è sempre molto più attuale, il mestiere dell'architetto, mm-hmm. È sempre quasi più difficile farlo, perché c'è mille variabili e mille complessità. Chi poi cerca hanno a di... che fare anche con tutta una legislazione, per anche, cui prima... sì, mille motivi, mille per cose. Per cui uno butta giù uno schizzo, poi dice bellissimo, sì, poi viene poi... su un caso, ok. Però oltre a questo c'è da dire che chi cerca di interfacciarsi con il mondo dell'architettura, di solito, ok, ci sono i soliti noti, quindi gli archistar, i soliti noti nelle varie città. Che poi sono inavvicinabili. Inavvicinabili, poi alla fine, anche no, ci mancherebbe. Più facoltoso. Diamo merito loro, però sì, c'è no, questo. Però la parcella alle volte... è così. Però l'architettura in Italia, poi c'è una concentrazione di architetti assolutamente importante. Ma è bello perché questo mestiere, cioè questa attività di iniziative che non le facciamo solo nelle grandi città, siamo stati ad esempio Asti, Cuneo, Mantova, città uh-huh. anche minori, è bello perché anche nelle città più piccole è modo di scoprire realtà di architettura inimmaginabili, cioè studi assolutamente attivi, internazionali. C'è attenzione all'ambiente dove si vive, che è un po', cioè se il tema della Biennale di quest'anno è quello di
tener conto delle periferie, di liberarsi dai grandi progetti, ma pensare invece ad un laboratorio, certo, di idee, vuol dire che c'è anche questo tipo di richiesta? C'è questa attenzione, secondo me, sempre più attuale, sempre più importante verso questi aspetti. Ma ad esempio un aspetto oggi sempre molto, molto più in voga negli studi di architettura è il tema delle social housing, no? Che comunque uh-huh. è un aspetto anche questo, soprattutto a livello europeo. In Italia un pochino meno, ne parlano tutti, poi però chi fa veramente social housing, cosa vuol dire social housing? Non vuol dire avere la piazza in comune, vuol dire veramente progettare pensando ad avere delle attività, degli spazi dove, che sono ad uso. La cucina comune, vuol dire, lavanderia comune. Un social housing, visto dei social housing ad esempio a Rotterdam, rispetto a social housing infatti in Italia, che ce ne sono di belli assolutamente, ma è tutta un'altra realtà, perché veramente lì all'estero in Europa respiri questa cultura del social housing. Questo significa però comunque anche in Italia c'è forse questa attenzione importantissima. Degli appartamenti che sono tutti preconfezionati, siamo tutti poi sì, siamo tutti un pochino chiusi, casa, se il concetto di famiglia in Italia tende, è bello, sì, ma tende un po' a chiudere, a distinguersi. Però a mio avviso il social housing sarà il futuro, proprio anche per la gestione delle persone che non più, certo, autosufficienti, degli anziani, quindi... E a Venezia abbiamo uno studio che partecipa, senza fare nomi e cognomi, mm-hmm, proprio specializzato, molto attivo in questa tematica, insomma. Quindi questi temi qua, da un punto di vista etico, sociale, sono molto, sempre molto più attuali. Lei, prima nel citare gli studi dove c'è questo Architects Party, ha citato uno studio di Marghera. Marghera è uno dei poli industriali in fase di dismissione, certo, più importante, credo, d'Europa. Di dismissione. Sì, di dismissione. Certo. È inutile che ci raccontiamo delle favole, però rappresenta un patrimonio di archeologia, non diciamo dismissione, riconversione, no? Certo. Terreno fertile per le progettazioni degli, sì, architetti, perché i famosi docks di Londra, a Marghera quante se ne potrebbero, certo, fare? Questo dal nostro punto di vista è bellissimo, perché scopre delle location di studi. Appunto, volevo sapere se avete anche voi su questo elemento dell'archeologia industriale, del recupero di aree, che, certo, se c'è interesse proprio anche nell'organizzazione di questi eventi. C'è un'iniziativa come Architects Party, ma io credo qualsiasi iniziativa fatta in un contesto ex industriale è bellissimo. Poi sarà che a me piacciono, sono appassionato. È moda o esigenza di recupero di aree? Metà e metà, forse è senz'altro anche moda, perché è molto attuale, bello fare un party, incontrarsi in queste situazioni post-industriali, ok? E questo non solo a Venezia, ma ovunque, anche a Londra, quindi c'è questa tendenza. New York, saranno cent'anni che fanno ovunque questo, i loft. Però a Marghera, Tribeca, sono tutte fabbriche, certo, sì, che sono diventate, ma ovunque, cioè grandi tutte loft, le città. E dove non ci sono, cercano magari di trovarle o di ricostruirle. Ma è una cosa attuale, non so se è moda o altro, ma secondo me è una cosa, comunque è un dato di fatto. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di eventi legati al mondo dell'architettura e torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio, con noi Gianluca Lupi, organizzatore di eventi legati al mondo dell'architettura. È in corso la Biennale d'Architettura a Venezia e tra i tanti, l'abbiamo detto varie volte, l'esposizione è una cosa, ma è soprattutto un pretesto per eventi, per scambio di idee, laboratorio culturale, e l'elemento architettonico è un là davvero rigoglioso, proprio per degli scambi di idee. E infatti con Gianluca Lupi si parlava di questo Architects Party, cioè un modo in cui l'architettura fa incontrare le persone e fa sviluppare l'architettura stessa. Ma vediamo la Biennale di quest'anno, proprio per poi ragionare con il nostro ospite. Reporting from the Front è il titolo della 15ª Mostra Internazionale di Architettura, che aprirà i battenti al pubblico nei padiglioni delle Corderie dell'Arsenale e dei Giardini sabato 28 maggio. Anteprima e vernice per la stampa di questa rassegna, che ha un'immagine simbolo, una donna che sale su una scala e dal gradino più alto scruta un vasto orizzonte, una possibilità di sfruttare un orizzonte più vasto. Il termine qualità è stato ribadito più volte nel corso della conferenza stampa di presentazione
della rassegna dal presidente della Biennale d'Architettura e della Biennale Paolo Barassa, che insieme all'architetto Alessandro Aravena hanno illustrato i passaggi di questa rassegna. Una rassegna che non è dedicata alle arti e alle loro grandi opere, ma è dedicata alle espressioni della progettualità degli ambienti e degli edifici nel rispetto della qualità della vita comune, della qualità della vita del singolo cittadino. E l'obiettivo di questa rassegna vuole essere proprio quello di porre delle domande, di far nascere degli interrogativi nell'uomo comune, il quale poi queste domande deve rivolgerle ai progettisti, che devono in qualche modo trovare delle soluzioni e delle risposte. Qualità, ecco, questo è il nostro servizio fatto in occasione della vernice della stampa. Architettura è qualità e il suo ruolo, il suo compito, organizzare eventi legati all'architettura, perché organizzare eventi di qualità e che promuovano la qualità in ogni espressione della nostra esistenza. Vabbè, ci auguriamo di fare eventi di qualità, ovviamente, diamolo per scontato, deve essere così, no? Altrimenti... così anche l'architettura, l'architettura dovrebbe essere anche in questo caso di qualità. La qualità però non solo dell'architettura, è importante ovunque, ci mancherebbe. E a maggior ragione nell'architettura, dicevamo prima, perché l'architettura è ovunque, viviamo in ogni contesto, in ogni spazio, che sia piccolo, grande o altro, è architettura. Quindi, e anche senso estetico, non si può prescindere da un senso estetico. L'architettura è stile, no? Di conseguenza anche lo stile deve avere un senso estetico, può che sia opinabile o meno, non piace a tutti questo, però che ci sia... Un'armonia quantomeno ricerchiamo adesso. Lei prima, mentre eravamo in pubblicità, mi diceva che... come organizzate questi eventi, come vi inventate questi eventi? Partite anche da una indagine, un po' chiamiamola di mercato, cioè sapete individuare il viso e i piedi di un architetto. Sì, indagine sociologica. Ha una sua fisionomica e una scelta di calzature precisa. Anche, no, nel senso che partiamo da questo concetto, sì, perché noi già abbiamo iniziato con questa ricerca, chiamiamola ricerca sociologica, ok? Lo scorso anno a Rotterdam, durante un Architects Party a Rotterdam, e ritengo che magari l'architetto, viaggiando per strada, magari qua adesso in Biennale, se ci fate caso, si può vedere, sì, che ha un po' una sua fisionomia, un modo di vestire, un modo di raccontarsi, esprimersi, eccetera. E questo racconta un po', il nostro obiettivo, diciamo, è quello di raccontare l'architettura contemporanea, non attraverso, anche in questo caso, i progetti, i lavori, eccetera, ma attraverso lo stile dell'architetto. Lo stile dell'architetto, abbiamo individuato due tratti, uno è il volto e uno sono le scarpe. Quindi cosa facciamo? In tutte le città, in tutte le iniziative dove andiamo, eccetera, cosa facciamo? Con una Polaroid, non che Polaroid sia la nostra parte, perché ci piace l'effetto vintage, eccetera, con una proprio Polaroid, quella che avevamo noi da bambini. Assolutamente, andiamo a fare gli scatti. Anche noi, tutti abbiamo, prima le regalavano, era una cosa, un oggetto ambito. Quindi lo smartphone no? No, con le Polaroid, assolutamente, perché è bello la pellicola. La pellicola. Quindi facciamo foto al volto e alle scarpe per l'architetto. L'obiettivo qual è? Arrivare in due anni, avere un buon numero di scatti, e chissà perché no, magari una futura biennale ci prendiamo un muro, appendiamo queste foto e raccontiamo, questa è l'architettura contemporanea. Qual è l'elemento che unifica e diversifica i volti e le scarpe degli architetti? Unifica secondo me è l'originalità, perché secondo me l'architetto originale, bravo, ha comunque un suo stile originale, e quindi ha un suo stile, no? E quindi lo vediamo nel tratto, dai tratti somatici alle scarpe che indossa. E ci sono anche delle marche magari di scarpe più utilizzate dallo studio architettore. Senza citare le marche, che tipologia di scarpa? Il moccassino, informale, cioè perlomeno poi c'è anche l'architetto rigoroso, elegante, eccetera. Però solitamente l'architetto è uno stile informale, uno stile, però insomma, senza celebrarli troppo. Comunque ci sono delle tratti comuni, e penso l'originalità, lo stile, l'informalità siano gli aggettivi giusti, forse. Quali sono i format? Il party, quindi all'interno dello studio dell'architetto, quindi un'apertura, no, del laboratorio, un'apertura, certo, dello spazio creativo, quindi aprono volentieri gli architetti i propri studi, o c'è una forma anche di gelosia, di Ma in parte sì, c'è una forma anche, però di diciamo rispetto a qualche anno fa vedo che queste sensazioni vanno un pochino diminuendo, nel senso che anche l'architetto si rende conto che poi alla fine non è che vai a rubare niente se entri nello studio, è chiaro, massima attenzione agli oggetti delicati, sì, ma va via col tavolo, non va via neanche con i progetti, disegna in computer, bravo, no? Quindi non è che, però anche, quindi questo è andato un pochino a meno rilevanza. Gli studi sì, di solito
virtuale, anche perché per loro sono occasioni di PR e comunicazione, perché comunque c'è un'attività di press office alle spalle, quindi lo studio comunque circola il nome, è un modo per stare assieme anche ai suoi colleghi in maniera diversa, quindi c'è abbastanza. Quanto uno studio di architettura deve essere comunque la realizzazione di un progetto architettonico particolare? Perché io personalmente, se entro in uno studio di architettura, voglio trovarmi di fronte ad un ambiente progettato in una certa maniera. Sì, oddio, non posso trovarmi degli spazi anonimi. Sì, è vero, cioè io ci deve essere la firma, no? Sì, credo che debba avere ogni studio la sua originalità, il suo stile, mm-hmm. No? Questo è importante. Poi che sia più o meno anonimo o altro. No, vabbè, però... Diciamo anche, cioè, è un po' l'opposto, la riflessione che dobbiamo fare tra quello e il ruolo dell'archistar, quindi molte architetture, vabbè. E l'architettura anche più semplice. Non è che l'architettura per sorprendere deve comunque avere... No, ma deve essere individuale. Deve essere individuale, è lo stile dell'architetto, il successo come l'architetto che ha successo è perché lo identifica, ha un suo stile, ha un suo tratto e lo percepisce nelle sue opere. Lei che organizza eventi di architettura contemporanea in tutta Europa e anche nel mondo, quali sono gli spazi in cui c'è più fermento? Non so, penso a Berlino e poi magari se faccio una riflessione con la mente trovo che a Oslo ci sia una maggiore applicazione avveniristica, una maggiore spazio per le sperimentazioni. Sì, a parte Berlino, a parte Londra ovviamente, che è scontato. Noi stiamo dando molta attenzione appunto ai paesi del nord, infatti saremo con un'altra iniziativa ad ottobre a Copenaghen, stiamo lavorando per lanciare i primi rapporti su Stoccolma, su anche Dublino, Helsinki, eccetera, perché c'è questa attenzione da parte della nostra agenzia verso l'architettura del nord. Architettura del nord che cerca la funzionalità più che l'estetica? Che cerca la funzionalità, però... un'essenzialità creativa? Sì, però curiosando tra l'architettura del nord percepisci l'architettura, bella architettura, dove c'è la funzionalità ma vedi l'architettura che da un punto di vista estetico si distingue, la sua personalità è importantissima, quasi grafica, molto bella. Quindi molto lineare? Molto lineare, ma anche molto colorata, però molto armoniosa. Cioè ovviamente l'architettura, rispetto magari purtroppo, nonostante la bella concentrazione e l'abilità dei nostri architetti, se fai un viaggio di architettura a nord, respiri l'architettura contemporanea, in Italia un pochino meno, ma non per colpa degli architetti, per colpa di chi non permette di farlo. Che c'è anche un atteggiamento troppo conservativo, secondo me. Ma assolutamente, vengono da una città a Firenze dove magari siamo rimasti al Rinascimento, purtroppo. Poi, invece, però magari il Lungo Arno crolla una parte anche in parte, potrebbero magari anche lì, cioè ripartire da un architetto, da un'idea, e conosco tanti architetti fiorentini, ma che avrebbero le capacità, la voglia, la volontà, è che ci sono mille, e le cose fatte sono cose comunque, posso dirlo, un pochino scontate, non da architetto, ci mancherebbe, ma giudizi anche condivisi da tanti studi, architettura quasi... Lei, e con questo concludiamo, vari format, no? Sempre di stimolo e di incontro nel mondo dell'architettura, non poteva mancare, lei fa cucinare gli architetti. Sì, li facciamo giocare anche a calcio balilla, abbiamo un torneo europeo di calcio balilla che facciamo ogni anno durante il fuorisalone, abbiamo fatto durante il Crack and Well Design a Londra, adesso saremo a Berlino a settembre, portiamo gli architetti in barca a vela 3 giorni per stare assieme a loro in un contesto assolutamente nuovo. Ma li fate anche divertire. Cucinare appunto è un format molto bello, carino, è Archi Chef Night, e facciamo raccontare lo studio attraverso un piatto, chi fa il primo, chi il secondo. E credo che sia più bello che buono. Tante volte anche buono, tante volte no, più bello che buono, è vero. Beh, da un architetto mi aspetto. No, però cucinano poi comunque i ristoranti, sì, però, capito, però è la cura dell'architettura. La parte estetica è più importante, sì. Bene, io ringrazio per questo viaggio nell'architettura contemporanea Gianluca Lupi, organizzatore di eventi di architettura, tra cui Architects Party, questo evento collaterale alla Biennale d'Architettura che ha visto protagonisti 10 architetti veneti. Subito dopo la pubblicità, altro argomento, altro ospite, tra pochissimo. Grazie. Salve.